destra e quando conduce sulla mia sinistra. Quindi Tadia sarà nascosta dietro la vita una stella uguale, iniziamo il filo e così anche Francesca in verità. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è quella di instaurare una prima comunicazione fisica con il nostro pubblico. E la prima comunicazione che si instaura con il nostro pubblico è quella, appunto, fisica, nel momento in cui esco fuori da questa quinta. Voi dovete avere un po' di fantasia, immaginare che qui ci sia una pista, c'è una quinta, quindi entrerà Katia, il primo punto importante per la comunicazione è quello del rapporto che noi abbiamo fisico con il pubblico. Guardiamo in orizzontale per cercare di controllare sempre lo spazio, arriviamo al centro e ci fermiamo con i due piedi un pochino distanti l'uno dall'altro e prendiamo una posizione neutra, cioè tutto quanto il peso del corpo che va dalle spalle in giù lo lasciamo cadere verso il basso e teniamo soltanto una piccola energia che serve per tenere dritta la testa verso l'orizzonte, solo questo. Quindi non vi faccio parlare, ma il significato è questo: entro, già abbiamo questo filo che si instaura con il pubblico, è come se io qui adesso dicessi sono Mario Gallo, buongiorno, vengo da molto lontano, ma quando ho finito di presentarmi aspetto ancora un attimo, perché comunque questa voce, questa parola deve ancora arrivare al pubblico, dovete dare il tempo agli altri di capire che cosa io ho detto, dopodiché riparto sempre con questo sguardo verso l'orizzonte, proprio per cercare di controllare lo spazio. Mi giro sulla destra, molto semplicemente. Quello che chiedo al pubblico è di guardare quello che succede nella persona che sta davanti al pubblico e fa questa presentazione. È una presentazione solo fisica, non è verbale. Grazie, grazie. Cosa abbiamo notato nelle quattro presenze che sono arrivate nello spazio scenico? Qualcuno muoveva lo sguardo, qualcuno l'aveva fissa. Qualcuno muoveva lo sguardo, poi? Qualcuno sorrideva. Qualcuno sorrideva. Anche un venito dalla mano. Opinione. Questa posizione, un momento un po' incerto, sì. Io ho notato una cosa molto semplice, che dopo qualche secondo di silenzio era come se acquistassero forza. Sì. Cioè, è come se diventassero più spesse, l'incertezza scompariva e acquistavano proprio una loro densità le persone lì. È la presenza fisica, no? Che diventa meno nel momento in cui io sto davanti a un pubblico e faccio delle cose che distraggono il pubblico, che portano il pubblico, perché se io muovo un dito, certo che voi, la vostra attenzione va qui, se io faccio questo movimento la vostra attenzione va qui, no? Quindi tutto quello che dirò è
viene in un certo senso percepito in modo leggero oppure confuso, perché da una parte abbiamo la parola e dall'altra invece abbiamo questo movimento del corpo che non riusciamo a capire che cosa ci vuole dire, no? Ecco. Però avete sentito che cosa si prova, no, Katia, nel momento in cui sì, stiamo davanti a un pubblico? Sì, no? Allora all'inizio veramente anche io tachicardia mille, ok? Però nel momento in cui ero lì sentivo che ero io che gestivo, cioè gli loro sguardi, per cui mi sono più rasserenata. E quanto è importante per esempio questa posizione? Perché è un conto un po', ecco, Maristella. Sono qui. Sono Maristella, no? Che andava bene. Però ecco, c'erano i piedi che sono importanti, che vi danno stabilità nel momento in cui avete un atteggiamento più sicuro, diciamo, con i piedi, invece di stare in questa posizione. Non sembra, se non mi muovo sto in equilibrio. Però cioè, è come se fossi, se mi desse incertezza, ma così anche quando parlo, se io parlo in queste condizioni, la voce è come se facesse un po' così e così, un po' da una parte e dall'altra. In questa posizione è come se dessi equilibrio. No? Come se prendessi energia dal sottosuolo e il corpo sta fermo, è controllato. Eh? Attenzione psicofisica e dello spazio, questa è una cosa importantissima. E spesso poi abbiamo il problema dell'uso dello spazio, no? Come dicevo, nel quotidiano non abbiamo idea, spesso e volentieri, non avvertiamo l'altro e non avvertiamo l'altro nello spazio. In teatro è fondamentale perché altrimenti se voi andate a vedere uno spettacolo vedrete che se lo spazio è usato male vedrete magari alcuni attori che stanno tutti da una parte oppure tutti dall'altra, oppure magari vedrete qualcuno che sta al centro, qualcuno che sta laggiù o sul fondo e lo spazio vuoto per esempio. Allora il pubblico si domanda ma perché? Perché quello spazio vuoto? Anche in teatro uno spazio vuoto deve avere un significato. Cioè deve esserci un perché, non si può lasciare uno spazio vuoto così, tanto perché ci piace esteticamente, no? Ci deve essere la forma, ma ci deve essere anche il contenuto. La stessa cosa a volte, per motivi diversi, accade nella nostra quotidianità, no? E lì succede di tutto e di più, no? Perché magari quello pesta il piede a quell'altro, quello dà la spinta, o magari c'è uno spazio sufficiente per due persone, ma guarda caso invece le due persone non adoperano sufficientemente lo spazio e stanno vicini l'uno con l'altro, no? Allora non si domandano perché con tutto questo spazio devo stare costretto, no? Sono degli esempi minimi, sciocchi, però hanno la propria importanza, perché vuol dire che comunque in quel momento si pensa soltanto a sé, non si pensa anche all'altro. E dobbiamo pensare anche all'altro, perché nel momento in cui andiamo a lavorare insieme, il gruppo è fondamentale. Dicevo, nell'improvvisazione, nel jazz, se capita un errore, il gruppo cosa fa? Lo sostiene, anzi, prende spunto da lì per cercare di mantenere, stare all'interno, diciamo, della partitura, ma poi esce fuori un attimo e ci rientra di nuovo. Quindi prende questo errore, lo rende arte, lo rende musica e poi rientra di nuovo nel tema musicale e tutto va. Così anche nel teatro. Nel teatro la stessa cosa, il gruppo deve essere fondamentale, perché può capitare che un attore si dimentichi una battuta, oppure quando un attore si dimentica la battuta è possibile che magari salti una pagina e poi ritorni indietro. No? Quindi se non c'è il gruppo che lo sostiene, poi immaginate uno spettacolo di cinema, non è il cinema, non è la televisione registrata, ma insomma. Diventa un problema, diventa un grande problema. Allora è importante il gruppo, è importante lo spazio, è importante sentirsi. E spesso questi elementi sono anche importanti all'interno del gruppo classe, secondo me. No? Noi abbiamo lavorato anche con, abbiamo fatto un progetto molto bello, interessante, sulla commedia dell'arte al liceo artistico Boccioni. Il liceo artistico e il liceo musicale popolare insieme, circa 200 studenti. Abbiamo fatto questo progetto, abbiamo sviluppato questo progetto in 60 ore, quindi una corsa velocissima contro il tempo, e però i problemi erano questi. Il problema era quello intanto di appunto creare nei ragazzi l'attenzione. Sto parlando di ragazzi, ma lo stesso problema lo abbiamo anche con i bambini. Noi prendiamo la stessa, diciamo, pedagogia, la stessa
didattica e la riportiamo anche all'interno di diverse classi, di diversi ordini di scuola, cambiando la pedagogia ovviamente, no? Cioè cercando di all'interno poi trovare un modo per cui fare la stessa cosa ma attraverso un percorso diverso. Però il problema è lo spazio, l'attenzione psicofisica. Come sapete adesso è difficile cercare di fermare i ragazzi, no? Perché è tutto quanto veloce, no? Capiscono subito tutto immediatamente, poi hanno bisogno immediatamente di altro. Poi no. Il teatro? Poi no, scopri che non avevano capito. E poi no, sì. Allora, il teatro perché è importante? Perché ferma il tempo, cioè costringe il pubblico o ci costringe a fermarci, perché si focalizza su un punto e poi va a fondo. Questo è fondamentale, perché è importante poi per cercare di creare il gruppo. Il gruppo non esisteva perché ognuno era immerso nei propri problemi, poi qualcuno non aveva mai fatto teatro. Poi non si conoscevano, poi tutti si conoscevano, classi diverse. Quindi abbiamo dovuto cercare proprio di lavorare su questo. E fondamentale è stato l'uso dello spazio. L'uso dello spazio dove anche lì nello spazio si può improvvisare fisicamente, però partendo sempre da delle linee. Cioè una persona deve comunque sapere, conoscere come può essere suddiviso lo spazio. Cioè in uno spazio, per esempio, questo è uno spazio rettangolare, ma in questo spazio rettangolare ci sono punti, ma ci sono anche linee. Quindi se noi partiamo da, diciamo, una base, lo zero, la posizione neutra, che in questo caso invece sono le linee per noi, e iniziamo a cercare di gestire lo spazio andando a coprire gli spazi vuoti, il gruppo piano piano riesce poi ad avere un'autogestione del gruppo nel momento in cui